Il grande miracolo lascerà un segno perenne. Rivelazioni dei veggenti di Gabarandal. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio tornare a parlarvi del grande miracolo promesso dalla Madonna ai veggenti di Gabarandal, lo ricordiamo, quattro bambini all'epoca, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni, che tra il 1961 e il 1965 ricevettero l'apparizione della Vergine Santissima, la Madonna del Carmelo, del bambino Gesù che apparve tra le braccia della Vergine e di San Michele Arcangelo. La Chiesa, che in un primo momento non ha riconosciuto la eh, natura soprannaturale delle apparizioni di Gabarandal, adesso ha iniziato un processo di revisione di questo suo giudizio iniziale e eh, sono in corso delle indagini per ricostruire con maggiore precisione quello che accadde in quegli anni presso... Quel, mh, lo sperduto paese della Spagna Cantabrica che, era, che è San Sebastiano di eh, Gabarandal. Eh, I messaggi dati alle bambine, invece secondo la Chiesa, possono tranquillamente essere divulgati perché non sono in contrasto con la dottrina cattolica. Eh, la Madonna ha parlato eh, di un grande avvertimento che eh, precederà un grande miracolo del grande avvertimento e di tutto ciò che sappiamo in, su di esso ho parlato in un mio precedente video che vi invito a visionare insieme a quello un po' più lungo in cui si parla, si ricostruisce la storia delle apparizioni di Gabarandal nei minimi particolari. Oggi parliamo di tutti i dettagli. Che sono emersi eh, circa il grande miracolo, che sarà successivo al grande avvertimento. Ecco quanto dichiarato a tal proposito, sul grande miracolo, appunto, dalla veggente Gia Giacinta. La Madonna non mi ha mai parlato eh, del eh, miracolo. Tut ogni volta eh, che eh, alla Madonna è stato chiesto qualcosa, la Madonna si è limitata a rispondere: Tutti crederanno. Però a Giacinta questo grande miracolo non è mai stato descritto nei particolari. Per quanto riguarda invece la veggente Mari Loli, gli è stato chiesto: hai mai sentito parlare del miracolo in qualche apparizione? E se è così, chi te ne ha parlato? La Santissima Vergine me ne ha parlato. Che cosa sai tu del miracolo? Tutto quello che so è che accadrà entro un anno a partire dall'avvertimento. Ma eh, tu e la tua famiglia andrete a Gabarandal per assistere al miracolo? Se Dio lo vorrà, ecco invece quanto dichiarato da, Con da Conchita ehm, sul grande miracolo. Conchita, cosa succederà quel giorno, il giorno del grande miracolo? Dirò tutto quello che mi è consentito, così come me lo disse eh, la Vergine Santissima. La Madonna mi disse che Dio farà un grande miracolo e che non ci sarà nessun dubbio che si tratti di un miracolo. Verrà direttamente da Dio, senza intervento umano. Arriverà il giorno e la Madonna mi disse il giorno, il mese e l'anno, quindi conosco la data precisa. Ma con chita, quando sarà quel giorno? Oh, arriverà presto, ma non lo posso rivelare se non otto giorni prima della data. Ma che succederà di preciso quel giorno? Non mi è consentito dire nei particolari quello che accadrà. Quello che posso dire è che la Madonna disse che tutte le persone che si troveranno lì a Gabarandal quel giorno lo vedranno. Gli ammalati presenti saranno guariti da qualunque malattia che abbiano o qualunque sia la loro religione. Per questo dovranno essere lì. Hai detto che il giorno del miracolo coloro che saranno presenti si convertiranno. La Madonna mi disse che tutti quelli che saranno presenti crederanno, vedranno che viene direttamente da Dio. Tutti i peccatori presenti si convertiranno. Inoltre, a partire da quel momento, nei pini del bosco delle apparizioni resterà inciso un segno perenne che tutti potranno vedere e toccare, ma non sentire al tatto. Non so come posso spiegare questo fenomeno, ma eh, il giorno del miracolo, quindi ci sarà un segno straordinario non fatto dall'uomo? Oh sì, e questo segno resterà fino alla consumazione dei secoli. Hai detto che questo segno si potrà filmare e fotografare, ma che non lo si potrà sentire al tatto? Sarà come il fumo, che lo si può toccare, però senza poterlo palpare. La Madonna mi parlò eh, di un bambino paralizzato i cui genitori sono del mio paese di Gabarandal e mi disse che questo bambino sarebbe stato guarito il giorno del grande miracolo. Solo di questo bambino mi parlò. E ci puoi dire qualcosa di padre Luis Andreu? Oh sì, questo sacerdote veniva spesso in paese per vedere se le apparizioni erano vere o no. Dopo un certo tempo ci credette. Una volta, mentre noi eravamo in estasi ai pini, si mise a gridare. Miracolo, miracolo, miracolo. Quando questo avveniva, la Madonna disse... In questo momento il sacerdote sta vedendo me e il miracolo che accadrà. Dunque Padre Luis stava veramente... Vedendo il miracolo. Oh, sì, quel giorno stesso, mentre tornavamo a casa, dissi ai suoi amici: questo è il giorno più felice della mia vita. Ah, che grande madre abbiamo in cielo! Le apparizioni sono vere, e nel dire queste parole morì. Non disse la Madonna che il giorno del miracolo succederà qualcosa riguardo a padre Andreu? Sì, sì, disse che il giorno del miracolo si scoprirà che il suo corpo è incorrotto. Conchita, in seguito nel 1974, rimase incinta del primo figlio. E diede alla luce la piccola conchita conchitina nell'aprile proprio del 1974. Pertanto le venne rivolta questa domanda: Conchita porterai il tuo bambino al miracolo? No, nemmeno so se io vi andrò. Certo, voglio tornarci, voglio andarci, ma non so se le circostanze me lo consentiranno. Non è necessario perché accada il miracolo che io sia lì. Hai detto che il miracolo di Gabarandal avverrà in coincidenza con un grande evento in seno alla chiesa. Ti disse, nostra signora, che cosa sarà? E puoi aggiungere qualche cosa a quanto hai già detto su questo? Sì, io so in che cosa consiste l'evento. È un fatto singolare nella Chiesa che in poche occasioni accade e che mai è successo durante la mia vita. Non è nulla di nuovo né di straordinario, semplicemente è cosa rara come può essere la definizione di un dogma, qualcosa che riguarderà tutta la Chiesa. Accadrà lo stesso giorno del miracolo, ma non come una sua conseguenza, ma come una coincidenza. Come annuncerai con chi hai il miracolo? Oh, non lo so esattamente, più in concreto a mezzanotte sì, otto giorni prima del miracolo, chiamerò la radio, la televisione e quanti riterrò che possano aiutarmi a diffondere la notizia rapidamente. No, non sono preoccupata, lo so che se la Santissima Vergine vuole che uno stia lì, lì starà. Con Chita quanto tempo passerà tra l'avvertimento e il miracolo? Ma non so esattamente, so solo che tra eh, l'avvertimento e il miracolo intercorrerà un periodo di 12 mesi, però è anche possibile che dunque eh, il, il miracolo eh, possa essere preceduto eh, da una porzione inferiore di tempo inferiore rispetto ai 12 mesi. Pensi spesso al giorno del miracolo e attendi con impazienza che arrivino oh, l'avvertimento e il miracolo. Mm, delle volte mi sembrano molto lontani, altre volte sono imminenti. Mi sembrano molto vicini quando penso che la gente non risponde al messaggio, perché dopo il miracolo è possibile che venga un castigo. Oh, lo attendo con impazienza, sì, sì, il mio grande miracolo. La Madonna mai mente. Perché si compiano le sue parole, si devono compiere l'avvenimento e il miracolo. Tutto questo forma un unico messaggio. Hai visto il miracolo o ne sai perché ti è stato detto? La Madonna me ne parlò. E mi fece comprendere esattamente in cosa consisterà. Eri da sola o con le altre bambine quando la Madonna ti parlò del miracolo? Non ricordo. Tuttavia si sa che con Kita, quando ricevette questo messaggio, era sola. Come sarà il miracolo? Ebbene, anche a volerlo spiegare io non ci riuscirei bene. Meglio è aspettare e vederlo. Non vorresti ripetere la notizia relativa ai mesi durante i quali possiamo aspettare che accada il miracolo? Sì, accadrà in un mese compreso tra marzo e maggio. C'è chi dice che il modo come darà l'annuncio del miracolo sarà di per sé un miracolo. Ce lo puoi spiegare? Credo che il modo di darne l'annuncio sarà un altro miracolo, perché si tratta di una grande responsabilità per me e avrò bisogno proprio di un miracolo per dirlo. Ma se io mi trovassi lontano dal paese, per esempio in montagna, ma senza riuscire a vedere i pini, vedrò chiaramente il miracolo. E se io fossi ammalato, sarò guarito a quella distanza. Ma potrai contemplare il miracolo. Mm, chiaramente, se Dio lo vuole, potrai guarire. Si è detto che in altri luoghi quel giorno si potrà visitare altri santuari mariani ed essere guariti. Ne sai qualcosa? Mm, veramente la Madonna a riguardo non ci disse nulla. Quelli che crederanno fermamente che avverrà il miracolo, ma. Non vi si potranno recare a motivo delle loro circostanze, per esempio perché sono sacerdoti o religiosi di clausura, riceveranno qualche grazia speciale quel giorno? Personalmente non lo so, dipende dalle persone, dai loro desideri, dalla loro fede, dal loro sacrificio ed obbedienza. La Madonna disse qualcosa circa la gente che pensa di essere a Gabarandala alcuni giorni prima che si realizzi il miracolo. Molti sono preoccupati da questioni tali come fare provvista di cibi e di mezzi sanitari. Hai qualche commento da fare a riguardo? Che lo lasciano in mano a Dio, che facciano quello che possono e ricordino che Dio fa miracoli.